Sì. Allora vi dico una cosa. E a proposito di amore, la Pina. Aspetti, le faccio vedere una scena straordinaria. L'amore nel film con la sua Pina. Vediamo. Devo dirti una cosa importante. No! Non dirmi il risultato della partita, per favore, eh? Non è il risultato, è una cosa molto più importante. Calcio di rigore contro l'Italia. No, no. Calcio di rigore contro l'Italia. No. Può essere la svolta decisiva della partita. Ugo, ti prego. Rigore contro l'Italia. Veramente importante. Rigore contro l'Italia. Si prepara, ecco che prende la rincorsa. Ugo. Parte il tiro. Io voglio... Parato! Parato! Parato sulla sinistra di Zoff. Kempes, parato! Ugo! Allora, ti concedo 20 secondi di udienza. Dei! Mi sono innamorata di un altro uomo! Vabbè, ora hai detto e vai, vai che c'è la partita. Al 21esimo del secondo tempo Fantozzi finalmente realizzò. E me lo viene a dire così, porca puttana? Ha sofferto molto, hai ragione Fantozzi. Ha sofferto molto perché lei si era innamorata del garzone del fornaio, esatto, che aveva culo basso e aveva un alito, ragazzi, come una fogna ricalcuta, una cosa, ed era Patantuono, non so se ricordi, sì. E alla fine di questa scena, adesso io, signore, è un momento delicato, perché io ho voglia di farvi non riesco a parlare, cioè, dimostrarvi. Ma lei ha detto che non era italiano, invece no, riesce... sono italiano, però riesce a parlare. Ho capito quello che voleva dire. Ecco, io sono molto emozionato, ho mani spugnate, lo sente? Sì, e le accende due trote marce, no, vabbè, grazie, insomma, lasciamo per... Allora, voglio che pubblicamente, di fronte a quei... Quanti sono? 6 milioni. Vabbè, ciao Per. 6 milioni di chi, come si dice? Dica. La Pina, dica. Dica, ecco, io ti faccio la solita domanda. Pina, dillo di fronte a tutti con come si dice? Enfasi. Ma insomma, cosa vuol dire? Ma è sicuro che si dice? No, non so, immagino che voglia dire con molta enfasi. È un piatto nazionale, cos'è l'enfasi? Vabbè, devi dire con molto entusiasmo, tu mi ami? Ecco. Ugo. Aspetta un momento, attenzione che adesso lo dici. Ecco. Io ti stimo moltissimo. Amore, amore. Ma chi ce ne frega? Bisogna sapersi accontentare, ecco. Eppure questo, bisogna sapersi accontentare. Ma perché ridere? No, perché è bellissimo. Ma lo fa di mestiere? No, no, ma ha fatto ridere, c'è cioè, il Fantozzi. No, perché a volte c'è gente che ride. No, no, a me mi fa ridere. Lo sa ragionare il Fantozzi. È vero? Lo sa, glielo dicevo oggi ragionare il Fantozzi. Io credo, e nel fare i migliori anni abbiamo parlato di tanti personaggi, abbiamo capito che questo è un personaggio trasversale, che piace a tutti. Quando parliamo di un personaggio degli anni 70, 80, 90, oggi, qualsiasi ragazzo ama i film di Fantozzi. Tutti noi siamo cresciuti con Fantozzi. Fantozzi è un grande personaggio perché ha l'anima, l'anima vera. E oggi mi ha raccontato, Paolo, esco un attimo dall'intervista. Sì, ma non troppo, eh. No, 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 lei stia, no, lei stia così, sempre cosa in fan... vuol dire trasversale? Perché ho un paura. Che piace a tutti. È una malattia. No, no, che piace, no, a tutti. Stia tranquillo. Che è un perché un po' gli italiani si riconoscono. È un tempo, i primi tempi, dicevano: sa che questo personaggio, caro dottor Villaggio, mi ricorda il mio compagno di lavoro, eccetera. E mio vicino poi, di destra. Il mio vicino, eh? Poi, alla fine, dopo qualche anno, ha detto: sa che mi ricorda proprio me, sono io, di ragione, sì, al Fantozzi. E quindi... È vero. Era questa la cosa lì. Fantozzi subisce! Subisce ancora! Mi avete passato di tutti i colori. Signora Pina, si ricorda quando quel fiore di vostra figlia, la scimmia purtroppo, è rimasta incinta? Eh sì. La reazione composta del ragionier Fantozzi. Rivediamola insieme. Vedi questo cerchietto colorato qua? Dove? Qua, significa che Mariangela aspetta un bambino. Aspetta un bambino? Ma dico, ma le 8:30? Ma io ho fame, te l'ho già detto. Ugo, è incinta! Allora, me l'hai già detto che... Chi? Ugo? Che cosa c'è, Pina? Ma dai, Pina, ti prego. Tu lo sai che sono un padre civile e moderno, eh? E voglio affrontare la questione da solo, con comprensione e dolcezza. Hai capito? Non lasciami fare da solo, caro. Eh? No, papà! Aiuto, mamma mia! No, 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 no.
Fermati! Ti spacco in due, ti spacco! Fermati! Che reazione, eh? Che piccola. Senta, signor Fantozzi, adesso che è in pensione, cosa fa? Qualche interesse? Tauro, io mi tengo in vita con molti... trasversale, ma sì. Poi me lo traduce. Va bene, va bene. Mi tengo in vita guardando, per esempio, mi piace molto l'isola. L'isola di famosi? No, fa schifo l'isola. No, mi ha detto che gli piace. Va bene, lo so che lei... Leggo. A me mi piace molto la storia. La storia. Quindi sì, allora sì. Se venisse da me all'eredità, qualsiasi domanda lei... Sì. Per storia, però, solo storia. Mi faccio una domanda. Faccia. Come? Faccia. Ma faccia è questa, credi? No, mi faccio... No, scusate, non è per il gusto. Vabbè. Io ho la sensazione che lei non parli un italiano regolare. Ah, io no. No, vabbè, mi sembra. Vabbè, mi dici. Mi dica. Ecco, allora, la domanda è... Che cos'è il kibbutz? Kibbutz. Kibbutz è... un momento, aspetti. Dunque, kibbutz, ha capito? Kibbutz. È un urlo di notte di una contadina dentro un trullo ad albero bello, quando alle 3 del mattino bussano in maniera minacciosa, allora la povera contadina grida, kibbutz! Giusto. Vabbè, Milena... Signora Pina, mi dica, lei lo stima molto, no? Sì. Come? No, dico, lo stima molto, ci ha detto prima, questa dichiarazione bellissima. Non prenda per... No. Ha quell'intenzione? No, io volevo sapere. Voi stranieri, è albanese lei, ho capito. No. Nel recitare con Paolo Villaggio, quali sono stati i momenti più belli e quelli più emozionanti? Dai, lo sai, quello lì. Come quello lì? Lo so perché anch'io mi sono emozionato molto e insieme l'abbiamo ricordato spesso. Quando lui, poi lei continua e conferma, quando lui torna, dopo che è andato da Batantuono, dal fornaio, eccetera, il fornaio dice quel cesso di tua moglie, uno schifo, torna a casa e dice, innamoratissimo lui, te lo ricordi? Molto innamorato, mi ha fatto molta pena. E lei, che era in primo piano, piangeva perché capiva l'eroismo di quel disgraziato. E alla fine io ho detto, ma tu, Pina, mi ami? E lei ha detto... Ti stimo moltissimo. Anche lei, vabbè. È vero che è quello forte? Una delle scene che signorina, tutti noi abbiamo nella nostra memoria del ragionier Fantozzi è quando... la mattina presto deve prendere l'autobus e parliamo proprio del Fantozzi del 75 con la regia del grande Luciano Salce. Vediamolo, guarda che scena, che combina. Era lei? No. Ah. Ecco, scusate, approfitto di questa occasione unica con questo albanese. No. Che lo dica, alla fine che vado a vedere. Per presentarvi la persona con la quale ho convissuto per 40 anni, la mia controfigura, un cascatore, ma anche un attore più bravo di me, vi devo dire. È più bravo di me, ed è Clemente Ukmar, che eccolo, viene qui. Qua. Raga, vieni qui, vieni. Clemente... Eccola qua, la controfigura del ragioniere Ugo Fantozzi. Sì, ma non è controfigura, no. Perché dico la verità, lui in certi momenti, in campo lungo, era molto più comico di me. Spero. Senti, voglio salutare anche la sua signora Pina, che invece si chiama Anna. Salutiamola, Anna, la saluto anch'io perché la conosco bene. Ci voglio far vedere una cosa, questa è una pancia finta. Quando abbiamo cominciato a lavorare insieme 40 anni fa, lui non aveva la pancia,
Poi nel giro di quasi 40 anni la pancia ne abbiamo cambiate 7. Sette pance. Grazie. Grazie carissimo, grazie, grazie mille. Per chiudere, Paolo, togliti il cappello di Fantozzi. Certo. Perché lo vuole lei? Ce lo metto a lei. Me lo metto io. No, perché voglio. Me lo metto dopo per salutarti. No, se lo metto adesso. Va bene, me lo metto subito, me lo metto subito. Così fa schifo. Oh. Eccolo. No, perché vi volevo chiedere a tutte e due, voi avete avuto l'onore di lavorare con uno dei grandi nomi del cinema italiano, che ha scritto la storia del cinema italiano, Mario Monicelli, che è scomparso in settimana. Alziamoci in piedi, dai. Milena, tu hai fatto, tra l'altro, amici miei, la moglie del conte Mascetti. E qual è il tuo ricordo di Mario? Beh, di un uomo estremamente giovane, pieno di energia, e voglio ricordarlo così. Un uomo, un vecchio, grande, giovane. No, io dico che Mario Monicelli non ci mancherà mai, perché fortunatamente adesso, dopo l'evento morte, la televisione ci sarà vedere tutti i suoi film. Penso che li facevano vedere solo di notte, eccetera, facevano vedere delle stronzate terribili, e invece adesso c'è anche lui. Il mio primo film è stato Brancaleone alle crociate. Con sì. Mario Monicelli. E Monicelli, dato che c'era Gassman, vestito da Brancaleone, Gassman, che faceva paura, vestito da Gassman, che era corteggiato da insomma tutti gli omosessuali, eravamo in Algeria. A un momento Brancaleone fa: io sono sempre circondato. Allora Brancaleone, e allora Monicelli fa: qui c'è un pericolo grave, che Brancaleone alle crociate diventi Brancaleone alle frociate. Beh, e con questo, questa battuta del grande Mario Monicelli, io ringrazio questo grandissimo, straordinario Paolo Villaggio, esagero col cuore, lo sai Paolo, e questa straordinaria attrice che è Milena Vukotić. Grazie di essere stati con noi. Sì, mi sposto, no, andate via di qua. Grazie. Anzi, di qua, mi dicono di qua, vi accompagno. Venite, così ricevete ancora l'applauso del nostro studio. Paolo Di Lazio, Milena Vukotić. Ciao Paolo. Andiamo avanti, Milena.